Ecco fatto. Ho dormito tutta la notte, che così almeno. Più che altro io non vedo l'ora di farmi il raid per iniziare a comprare questo tipo di armi, perché questa qui sembra bella, porca miseria, sembra proprio bella. Durevolezza 200, cacchio. Però mi chiedo se posso usarle poi qua nella vita reale. Ora ricevo trasmissioni da tutti i distretti. E vai! Incontra gente sul carro merci. Carro merci che si trova qua in fondo, dove eravamo con Reis in pratica. E vai. Però aspetta, i funghi fluorescenti per cosa mi servivano? Fammi rivedere. Questa qui, la spada della notte, ma anche la luce nell'alba. Solo che in realtà quest'arma comunque killa istantaneamente. E quindi ho il dubbio, avrebbe senso usare una pistola arancione per fare quest'arma se instakilla comunque? Non lo so. Quasi quasi. Uno squartaviscere. Fa comunque strano passare da un gioco all'altro. Per esempio, probabilmente dopo registrerò ancora Dead Island 2 e mi mancherà non avere il rampino da lanciare continuamente in questo modo. Il rampino credo sia una delle cose più belle che c'è in Dying Light, veramente. Mentre Dead Island 2 comunque se la cava egregiamente, veramente, lo dico da amante veramente del primo Dead Island, che avevi l'albero delle abilità, se la cava egregiamente con le carte abilità. Le carte abilità, certo, tolgono un po' di unicità ai singoli personaggi, però ti permettono di creare, a parer mio, build un filo più utili quando servono. Un'abilità che ancora non ho utilizzato in Dead Island 2 è la parata. Utilizzo la schivata perché mi sembra molto più pratica, nonostante è inferiore a Dying Light la schivata, e lo continuo a ripetere, però è sicuramente, a parer mio, più utile della parata, perché la parata sicuramente ci sarà sempre un nemico più forte che la parata te la distrugge, mentre la schivata, qualsiasi cosa sia, la puoi evitare. Però, per esempio, se trovassi una carta abilità che sfrutta la parata meglio della schivata, e in quel momento mi pare più utile parare che schivare, mi basta un click, cambio due carte e sei a posto. Eccoli qua i funghetti. Avevo proprio bisogno di voi. Dai, vieni che ti aspetto. Ecco fatto, cretina di merda. Ecco fatto. Mamma mia, che esagerazione. Sono venuto a prendere due funghetti io, qualcuno di più. Dai che adesso saliamo anche di livello di forza. Ecco fatto, risolto il problema. Un bel po' di funghetti e stasera risotto. Abbiamo tutto quello che ci serve per fare almeno questa. Anzi, posso farne addirittura due. Mi conviene scegliere o la balestra o la spada. La pistola sicuramente la vorrei fare. Ah, che bello il bastone. Vieni qua. Oddio. Carino, ma speravo qualcosina di un po' meglio. Jade, sono Crane. Ma era aperto dall'altro lato, ma scusami. Sta succedendo qualcosa alla scuola. Sono ore che gli uomini di Tahir portano via scatole da là. Dobbiamo controllare meglio. Che c'è nelle scatole? Bella domanda. Se è anti-Zin, ci serve. Missione stealth? A me non sembra anti-Zin, sai? Vedo roba fumante io lì. Jednador, merda. Ovviamente. Fai attenzione, non farti sgamare, per favore. No, e dai! La caccia all'umano! Aiutami! Tahir merdoso. Ma perché non gli viene un colpo, cazzo? Noi... Ah, vai! Cazzo, ma dov'è andata? Vai tranquillo che il colpo glielo diamo noi. Ci pensiamo noi a dargli un colpo. Porello.
Cosa ti aspettavi? Comunque, ecco, visto che già siamo qui, ok, forse riesco a farcela. Ecco fatto, e sta arrivando qualcuno. Pistola? No, macete, vabbè. Meglio che niente, dai. Andiamo. Quanti banditi ci sono lì dentro? Ho visto solo quelli che sono entrati dopo Tahir, ma ce ne saranno altri. Dovremmo usare ingressi diversi. Avanzeremo di più e faremo meno rumore separatamente. D'accordo. Dammi solo un secondo, mi metto la dinamite qui. Che tanto il rampino qua dentro di sicuro non mi serve. E quando mai? Meno male che avevano smesso di fare i lanci, eh. Aspetta un attimo. Ovvio. T'ho visto, cosa credi? Vediamo solamente un secondo se c'è roba che posso prendere. Morto. Ti sta bene, cretino. Ah, ma erano due addirittura. Io pensavo che era un altro. Oh, è un filo esagerato. Aspetta, ti aiuto io. Ovviamente. Guarda, lo sapevo. Era talmente ovvio che eri dentro tu. Ed entriamo di sotto. Però, una cosa, visto che tanto sono silenziate, al posto della chitarra, al momento, mettiamo anche la pistola. Tra l'altro spero che gli uomini di Raiz abbiano un paio di munizioni, che così non rimaniamo a secco. Alla scuola ho visto Tahir. Con i suoi uomini stava portando fuori un mucchio di roba. Che accidenti hanno in mente? Ha anche ammazzato delle persone a sangue freddo, quel bastardo. Devo intrufolarmi nella scuola e sperare di trovare un po' di antiazienda da qualche parte. Speriamo! D'accordo, Jade. Sono dentro. Controlla le aule. Probabilmente tengono lì le scorte. Va bene, capo. In qualche modo. Il gergo militare è piuttosto semplice. Non possono sfuggirti. Come se poi noi non lo conoscessimo, il gergo militare. Tra l'altro io sta zona me la ricordo. È una delle poche zone che effettivamente ricordo di aver esplorato. E dobbiamo anche evitare di confondere i tasti. Ah, ok, era uno scheletro. Forse era meglio vestirsi da ninja, sai? Qua è un po' tanto buio, si vede veramente poco. Però dobbiamo fare attenzione a non tenere la luce accesa perché, appunto, non ci dobbiamo far sgamare. Muovetevi, brutti scansafatiche. Non abbiamo tutto il cazzo di giorno e non ho per niente voglia di stare qui stanotte. Qualcuno ovviamente di voi ha dato un'occhiata al seminterrato? Certo che no, visto che la chiave è ancora qui. Svegliatevi. Il seminterrato è da visitare, quindi, lo visiteremo magari se riusciamo. C'è da dire che comunque io l'ho sempre detto, non sono il primo dei coraggiosi. I giochi horror non sono una roba per me. Però quei giochi di zombie un po', non lo so, vuoi l'atmosfera, vuoi il fatto che appunto vai e li uccidi, queste cose qua, me la cavo un po' meglio. Ci penso di meno magari. Questo gioco rispetto a Dead Island ti mette una soggezione addosso incredibile. Vuoi appunto che gli zombie sono un po' più divertenti magari da quella parte, vuoi che qua invece è tutto un filo più serio. Occhio, non fare casino. Quindi l'atmosfera è del tutto diversa. Però qui un po' più mi caco. Ecco fatto. C'è qualcuno che non dovrebbe essere qui. Trovatelo e ammazzatelo. E che ne so io dov'è l'allarme, scusami. Cinque shuriken. Ma che cazzo? Spegni quella sirena o farei una brutta fine. Trova la stanza del bidello. L'interruttore deve essere lì. Ci penso io, è appena... Esatto. Fatto. Risolto. Bella sta musica. Siamo un agente segreto con la sua pistolina silenziata. Che tanto, ormai,
voglio dire. C'è poco da stare silenti. Ok, stronzoni, io sono dentro. Che è successo? Clear. Ecco fatto. Ancora vivo. Non per molto. Torniamo in modalità furtiva. Sto per finire le munizioni. Dobbiamo dosarle un attimo meglio. Rimettiamo un'arma fisica intanto che ci sono solo gli zombie in giro. La scuola è il posto migliore in cui ho trovato cavi elettrici. Sai, gli studenti, i loro smartphone, questi giovani. Benissimo, la biblioteca. Prima di entrare facciamo attenzione. Dai. Ecco qua. Dobbiamo utilizzare pistole più forti, tipo quella dorata. Questa qui viola, per carità, è buona, ma quella dorata sicuramente fa più danno. Troviamo solo scorte alimentari. Sembra che dovremo discutere di un'altra opzione. Devo ancora guardare nell'aula C, però. Il seminterrato è piuttosto ampio. Trova la chiave, ti raggiungo lì. Dove potrebbe essere la chiave? Eccola qua. Statevene buoni, che io ho della gente da ammazzare. E ho solo 16 proiettili. In realtà ho delle munizioni subsoniche che potrei creare. Non le ho mai provate. Oh, questa me la ricordo. Lezioni di chitarra. Ciao. Dai, vieni, vieni, ti aspetto. Visto che abbiamo trovato la chiave. Beh, questo è stato inatteso. Ma che bello! Dai, vieni anche tu, dai. Vieni a prenderti la medicina, cretina. Ecco, fatto. Niente più acqua nel seminterrato, giusto? Speriamo. Sì, certo. Istantaneo proprio. Cos'è sto rumore? Abbiamo scoperto cos'era quel rumore. Mi conviene già cambiare arma, vero? Ovviamente. Ehi là? Ah, è Jade. Ti spiace darmi una mano? Anche due. Cazzo, Crane, sei proprio cretino. Potevi entrare, strillare. Siamo qui, venite a prenderci allora. Ehi, a volte non c'è niente di male a prendere le cose di petto. Dinamite? Oh, cazzo. Quello è esplosivo al plastico, vero? C4! Ascolta, prendi qua e torna alla torre. Penso io a questi stronzi. Non dire cazzate, combatteremo insieme. No, no, tu vai via. Rischio di perdere così tanto materiale. No, vai, tranquilla, ci vediamo alla torre. Esatto, vai. Ci penso io qui. Promettimi che non farai avvicinare Rahim a quel nido. Ah, certo, te lo prometto, sul serio, ora vai. Io te lo prometto, poi quello che fa lui. Dai, vieni. Bravo. Così ti voglio, sottomesso. Io ho un fucile. Voi non avete niente. Con le mani alzate. Così mi piaci. Lasciamo la scuola e andiamocene. Al diavolo. Jade e io cercavamo l'antizen, invece abbiamo trovato degli esplosivi. Dobbiamo uscire di qui alla svelta prima che torni Tahir. E perché aspettare? Uccidiamolo adesso, Tahir. Che problema c'è? In realtà il problema c'è perché se vogliamo avere a che fare ancora con Raiz, se uccidiamo il suo braccio destro... Anzi, in realtà è il sinistro perché il destro era l'altro. L'altro era Karim. No, è notte. Ah, però è apparso lui finalmente. Lui... è importante che sia qui in realtà. Che? Ma... comunque, dicevo,
Lui è importante che in realtà sia apparso ora. Avevi detto che se non avessimo trovato l'antizin, avresti potuto parlarmi. Sì, Jade. Non ci pensare, non è più importante. D'accordo. Ascoltami. Darò gli esplosivi a Said e tu parlerai con Raim. Assicurati che stia lontano da quel nido. Come hai superato la notte? Ma come? Sta tranquilla. Ma è già passata la notte? Siamo stati dentro 12 ore. Urca miseria, che dolore col... Porca troia, che male. Ti sta bene col ridore del cacchio. Oh, la chitarra sicuramente non avrà niente di speciale. Però è il mio rispetto. Vediamo se dentro qui troviamo qualcosa di buono però. Sai, per una volta mi accontenterei anche solo di qualcosa di semplice. Le serrature estreme hanno davvero una finestra d'apertura infima. Ecco qua. Più che altro non c'è una abilità. Blu però. Dicevo, non c'è un'abilità che ti permette più che altro di migliorare e di semplificarti appunto lo scasso. Perché sì, alla fine comunque trovare i camionetti qua della polizia non è difficile, sono un po' dappertutto. E dentro trovi sempre almeno una roba blu. Altri funghetti che fanno sempre comodo, che stasera risotto. Altra camionetta della polizia. Ed eccoci di nuovo alla torre. Jade mi ha chiamato per dirmi che sta portando gli esplosivi a Said. Mi ha chiesto di parlare con Rahim del nido di notturni. Vuole che lo convinca a stare lontano da quel posto. Lo convinceremo di sicuro. Quella. Sto terremoto? Così vicino? Incredibile. Ci conviene fare già adesso la balestra e togliere l'arco? La balestra mi sembra molto più efficace e come dicevo, in ogni caso, io ho una katana premium. Volendola rendere una spada della notte possiamo farlo. Però volendo potrei usare anche uno di questi, vediamo se me lo conta. Sì, posso rendere anche questo, perfetto, così la katana me la tengo per qualcos'altro. Ma sì, dai, facciamola, chi se ne frega. Il problema è la pistola ora, è che non mi va di sprecare una pistola dorata. È quella la realtà. Peccato che io l'abbia fatto perché il gioco ovviamente sbaglia. Ho schiacciato X per vedere quale di quelle armi potevo usare. È andata così. L'ultima munizione del caricatore è dotata di uno speciale effetto che immobilizza i nemici. Beh, allora facciamo così. Per adesso ci teniamo questa qui che è instakilla. Per il resto poi vediamo. Crane ha imparato a suonare la chitarra e suona l'intro del gioco. Va bene, quella pistola sarà la nostra ultima risorsa se mai dovessimo vedere un notturno. Comunque Rahim, no, no, esplosivo, no, cattivo Crane, Rahim. Said mi ha detto che avete trovato degli esplosivi. Che bella notizia. Glieli ha dati Jade. Said era in una squadra di artificieri, è un esperto in materia. Sì, ci è andata bene. Avrei preferito trovare un po' di antizin. Ovviamente. Il mio amico Omar si sta assicurando che Said metta dei timer come si deve su quella roba. Così faremo in tempo a scappare. Faremo? Hai capito male. Sì, sì, è vero, quel nido deve sparire e ora è possibile. Ma ci penserò io, da solo. Ovviamente. È il mio piano. E lo eseguirò alla perfezione, te lo prometto. Ma... Oh, merda. È inutile discuterne, eh? D'accordo. Ti contatterò non appena Said avrà sistemato le cariche. Siamo bravo d'accordo? Ragazzo! Direi di sì. Ti ho chiesto se siamo d'accordo. Sì, d'accordo. Un'altra cosa, vedo continuamente una strana specie di infetti. Il dottor Zere è nel suo camion, vorrei parlargli. No, è in infermeria con la dottoressa Lena. Grazie, a dopo allora. Grazie.